in un mondo che prigioniero respiriamo liberi, io e te, le diversità si offrono da a noi, al di là del limite. Un'estate leporanese 2019 davvero in grande, una qualità fuori dal comune, c'è poco da dire che si possa dire in giro. Questa sera la stagione, diciamo la sezione musicale si onora della presenza della Pop It's Band. Li conosciamo e sappiamo il loro valore. È un'occasione per, ripeto, per fare musica di qualità, non le solite canzonette. Allora cercheremo un po' di passare in rassegna, di ascoltare la viva voce innanzitutto della Pop It's Band, quindi la viva voce dei protagonisti, degli artisti, ma cominciamo con il padrone di casa, con gli onori al primo cittadino, il dottor Vincenzo Damiano. Dicevamo, sindaco, una scelta presente in più momenti del cartellone estivo, basato sulla qualità, e questa sera emerge questa qualità con la Pop It's Band. Sicuramente noi siamo onorati come amministrazione di poter ospitare questo gruppo musicale, la Pop It's Band, sono dei musicisti veri e quindi oggi come oggi i veri musicisti non sono in tanti, tutti fanno musica ma loro sono dei veri musicisti, quindi siamo... È una razza da preservare, in via d'estinzione. Una razza in via di estinzione, oggi ci sono tante cover, ma i veri musicisti li vedremo questa sera, noi siamo veramente onorati di poterli ospitare. La senti questa voce che canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Andiamo per saltus dal direttore artistico, lei sicuramente è la mente pensante dal punto di vista proprio tecnico, artistico di queste scelte. Ecco, parliamo del motivo per cui la sua attenzione è ricaduta su di loro. L'attenzione è perché li ascolto da molto tempo, ci conosciamo da molto tempo e conosco proprio la professionalità di ogni singolo soggetto, diciamo artista, che anche se hanno, come dire, delle situazioni diverse dal loro gruppo, perché partecipano, hanno anche a che fare con altri artisti, quindi ci sono delle collaborazioni e quindi in ogni collaborazione riescono ad come dire, interpretare il genere.
quindi sono aperti proprio, e capisci la professionalità da questo, che se c'è da fare pop riescono a essere bravissimi, jazz anche, rock. Una versatilità, esatto, non comune. Esatto, e questo lo può fare soltanto un grande artista che conosce, come dire, il suo potenziale. E allora uno per uno si presentano, partiamo da Marcello Ingrosso al piano. Sì, Marcello Ingrosso, pianista, come diceva il direttore artistico, noi abbiamo una professionalità pluriennale nella nostra esperienza, abbiamo partecipato a tournée di artisti conosciuti e famosi, però ci piace, siccome ci piace la musica, ci piace stare insieme, siamo anche amici, abbiamo creato questo progetto proprio per divertirci insieme, per trasmettere questo nostro entusiasmo anche a chi ci ascolterà. Quali saranno i cavalli di battaglia della performance di questa sera? Battaglia ce li dice il frontman Valerio. E allora andiamo dal frontman Valerio. Stasera cosa ci offre la ditta? Intanto volevo salutare il primo cittadino, volevo salutare il direttore artistico e li ringrazio per insomma questa lode. Dicono che siamo bravi. Volevo rassicurare tutti che siamo molto... Con tutti rispetto, loro lo dicono, ma altrettanti lo dicono insieme a loro, quindi non è... Volevo rassicurare anche gli amici a casa che siamo ancora più bravi quando ci sediamo a tavola. Lì siamo davvero competitivi. Comunque. Infatti, prima di intervistarvi abbiamo aspettato un po', perché giustamente, ma anche perché ci vuole il dottore, che il sindaco, che è un medico, ce lo può insegnare, ci vuole la carica calorica ed energetica, ecco, per affrontare comunque una serata, ora scherzi a parte, impegnativa. Bisogna mettere qualcosina nello stomaco prima di cominciare. Il nostro spettacolo verte su alcuni classici della musica italiana. Io sono molto made in Italy. Questo progetto in realtà nasce per darmi anche la possibilità di esprimere questa mia passione per la musica italiana, che tante volte viene un po' snobbata. Siamo esterofili. È una tendenza che noi vorremmo in qualche modo arginare. E quindi stasera ci saranno solo ed esclusivamente hits e pop, insomma, della musica pop italiana, quindi toccheremo Dalla piuttosto che Concato, piuttosto che Britti, piuttosto che il grande Rino Gaetano, insomma ce ne sono tanti di artisti. Passiamo. Sono
Pasquale Angelini, sono il batterista e sono il numero uno a tavola. Io proprio sono proprio il numero Io stavo quasi pensando, sono il numero uno della band. Ho detto no. A tavola. Mangiavo anche per gli altri. E quindi niente, stasera ci divertiremo perché siamo, come ha detto Marcello, siamo amici innanzitutto e poi professionisti che comunque si incontrano. Ma senza fare, come dire, preferenze, figli e figliastri, ma tra tutti gli artisti che interpretate, qual è quello che più ti fa innamorare, tra virgolette? Questa è una bella domanda. Preso in contropiede. Sì, allora del repertorio di stasera è... No, in generale. In generale, no, vabbè, io comunque vado anche molto sul classico, infatti ci avremo anche una parentesi un po', diciamo, old style. Vabbè, io per Modugno vedo anche questa cosa della, no? Mi rivedo molto in quella cosa là. Cioè mi rappresenta, ecco, tutto qui. Rappresenta la storia. Rappresenta la storia, rappresenta la seconda della nazione. Passiamo al bassista. Let It Be dei Beatles. Sì, io ho una passione per, diciamo. Però questa sera solo Made in Italy. Sì, questa sera sì, questa sera sì. Infatti ora te la cambio la maglia. niente, sono Pierpaolo Giandomenico, bassista. Sopra la follia. Allora, Dulcis in fundo, last but not least. E Gini omaggio alla chitarra ed è nell'intervista è quello più sfigato perché parla alla fine e non sa cosa deve dire. No, molti invece dicono, allora, lo posso dire per esperienza, quando faccio io dibattiti politici, altre cose, molti mi chiedono fammi parlare per ultimo. Perché? Sì, perché diciamo sono avvantaggiato perché c'ho il quadro completo, quindi forse involontariamente ti abbiamo favorito. Forse. No, comunque è un'ottima serata per ci siamo ritrovati alcuni dopo un po' di tempo e quindi è un'ottima occasione. Da quanto tempo suonate insieme? Lasciamo stare perché poi esce fuori l'età ed non è il caso. Parliamo degli anni, è tanta roba, veramente parliamo di qualche decina. Poi è anche bello quando oltre al rapporto artistico c'è il rapporto umano, c'è un rapporto d'amicizia, si crea un legame più forte. È fondamentale, condividere la musica credo che sia un dono ricevuto da Dio del più bello dal mio punto di vista e credo anche dai colleghi in assoluto, cioè fare musica con gli amici è il top insomma. E quindi stasera con piacere, speriamo ci divertiremo, dopo che loro hanno mangiato io no, però... Brucerei.
E allora che dire, buona musica a tutti con l'Estate Leporanese 2019, questa sera con Pop It's a Band.